ha detto che Rivoluzione Civile è alternativa a Monti e alternativa a Berlusconi, ma anche al PD. Beh, di fatto il PD ha deciso di fare un accordo con Monti e quindi diventiamo automaticamente alternativi a tutti coloro i quali vanno e scendono a patti con Monti. Noi siamo alternativi a tutti questi e abbiamo una nostra politica autonoma. Poi se il PD cambierà idea ne riparliamo in Parlamento. Sul piano programmatico il cavallo di battaglia è la lotta contro la camorra per la legalità. Sugli altri punti non crede che la vostra proposta sia un poco debole? No, noi abbiamo delle proposte molto precise e concrete nella quale la legalità può diventare anche un motore di sviluppo, perché noi per la legalità vogliamo anche andare a caccia dei patrimoni illeciti e così rimetterli in circuito nell'economia della legalità. Ma poi abbiamo progetti specifici per rilanciare l'iniziativa economica, per rilanciare il lavoro, per tutelare i diritti dei lavoratori, per rilanciare l'occupazione studentesca, per una... dalla parte della pace contro ogni forma di guerra. Infatti siamo per il taglio degli interventi militari, per il ritiro immediato delle truppe militari dell'Afghanistan. Noi abbiamo tanti progetti su molti settori, in materia di ambiente, in materia di riforma della giustizia, insomma ce ne abbiamo su tutto. Rivoluzione Civile non è soltanto un partito dei magistrati come ci vogliono descrivere. Certo, il capolista è Antonio Ingroia per dare questo segno di forte legalità e di onestà, ma dentro la lista ci sono tante donne e tanti uomini che rappresentano tante battaglie su tutti i diversi settori. La Campania è vista come terra di camorra, quali le proposte politiche concrete per combattere non solo sul piano repressivo la criminalità organizzata? Ma noi abbiamo un piano, ad esempio, di costituzione di un'agenzia nazionale che si chiama l'Alto Commissariato per la confisca dei patrimoni illeciti, che sarà finalizzato non alla repressione e all'individuazione dei camorristi, ma all'individuazione dei patrimoni, perché se recuperiamo queste ricchezze e le restituiamo ai cittadini per bene, alle imprese che si dimostrano dalla parte della legalità, noi in questo modo concretamente facciamo riprendere l'iniziativa economica.